Babacar prova il primo tiro, traversa. Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, siamo arrivati come ogni ormai di consueto mercoledì alle 14 con l'appuntamento con la Fiorentina, la carriera su FIFA 16. Ragazzi, partiamo anche oggi con una bella notizia. Come vedete, fisioterapista ristabilito, Niko Kalinic finalmente ha superato l'infortunio. Ora avrà il cerotto, quindi per qualche altra partita non potrà utilizzarlo. Però insomma, sempre meglio di non averlo proprio più a disposizione. Ok ragazzi, eccoci nella formazione che andrà ad affrontare il Deportivo in questo ritorno. Vi ricordo che l'andata abbiamo vinto 2-0 fuori casa. Abbiamo Zárate, Babacar, Braciszkowski, Vázquez, Borcavello, Radovanovic, Masina, Astori che finalmente torna totalmente a disposizione, non ha più neanche il cerotto, quindi si ricompatta la difesa titolare con Gonzalo, Rodriguez, Abate e Tatarusano in porta. Ok ragazzi, andiamo subito nel match. Eccoci qui ragazzi, sedicesimi di Euroleague, Fiorentina Deportivo che stanno per avere inizio. Babacar prova il primo tiro, traversa, incrocio dei pali subito di Babacar. Radovanovic, tiro dalla distanza, miracolo del portiere. Babacar, bellissimo il passaggio verso Braciszkowski, il tiro, il gol di Braciszkowski. Che gol ragazzi, tredicesimo minuto, 1-0 per noi, grandissimo gol. Rivediamo il punto della nazionale per Babacar, che passaggio, guardate qui, Braciszkowski dettaglia la difesa, pallone dentro, 1-0. Attenzione, Radovanovic ha chiesto lo scatto, il Puma Babacar, Babacar si porta bene palla, prova il tiro deviato. Vázquez dentro, Babacar resiste, Babacar prova il tiro fuori, nulla da fare. Finisce il primo tempo ragazzi di questa partita tutto sommato noiosa. Abbiamo fatto un gol, qualche tiro, il Deportivo non ha fatto nulla. Io alla fine ragazzi non ho bisogno di accelerare perché devo solamente gestire, quindi va bene così. Andiamo nel secondo tempo. Attenzione per Cavallero, molto bravo, si è morito Zárate. Zárate, Zárate allora, cross dentro, messa fuori la palla. Ora Vázquez fermato, Barcavallero dentro verso il Kuma. Il Kuma si gira, Babacar fuori di pochissimo. Attenzione qua, al Deportivo finalmente un tiro del Deportivo, finalmente dico per loro, perché ragazzi non stanno facendo nulla. Attenzione Cartabia che la mette dentro. Zárate viene dentro per Babacar, vedete sono molto tutti spinti in avanti. Quindi Babacar ha spazio, il tiro. C'è il Vázquez, il nudo Vázquez. Era stato respinto dal portiere del tiro, ma Vázquez era lì. Rivediamo il tiro. Stanno cercando di spingere un po' di più ragazzi, ma senza risultati. Ecco qui, 2-0 per noi. Ancora qua Zárate. Zárate prova il tiro fuori. Calcio d'angolo del Deportivo, pallone messo fuori, tiro al volo, bel tiro fuori. E finisce qui il match ragazzi, un match veramente molto deludente. Il Deportivo è come se fosse venuto a Firenze già sconfitto, perché non ha fatto praticamente nulla. Abbiamo vinto 2-0 senza troppi problemi e quindi avanziamo negli ottavi di finale di Europa League. Ok ragazzi, eccoci nelle formazioni della partita contro il Napoli. Ho messo la formazione che ho utilizzato già contro l'Inter e Atalanta, per così far rifiatare tutti i titolari che hanno giocato in Europa League. Quindi abbiamo Alonso, Bernardeschi, Teglio, Costa, Vesino, Fernandez, Pasquale, Roncaglia, Benaluan, Versalico e Tatarusano in porta, l'unico titolare inamovibile. Ok ragazzi, andiamo subito nel match. Eccoci qui ragazzi, Fiorentina-Napoli, big match che sta per avere inizio. Questo big match lo giochiamo in casa. Non è dentro, Vesino, bravo Vesino. Tino Costa scarta il tiro, Reina para, molto bravo Tino Costa. Il pallone è messo dentro, il colpo di testa provato da uno visto chi, da Mati Fernandez. Attenzione cross, pallone è messo dentro, colpo di testa fuori, troppo alto. Attenzione calcio di punizione per il Napoli, parte Hulk, cross al centro, colpo di testa fuori di Koulibaly. Ancora cross dentro, colpo di testa di Benaluan, spinto e ancora fuori alto. Costa dentro, Alonso, Bernardeschi dentro ancora Alonso avanza, tiro piazzato di Alonso, no, e spinge male Reina, c'è Bernardeschi per l'1-0. Passiamo in vantaggio ragazzi, così
Bernardeschi, rivediamo tutto, guardate che bella azione, guardate Alonso, si sposta, tiro piazzato, respinge Malerena, Bernardeschi 1-0 per noi. Cross dentro, messo fuori, Vesino che respinge lì, palla che rimane lì, tiro, è Tatarusanu para. Se no Napoli ancora con 1-2 Insigne Hamsik. Bravissimo Versalico, però la palla è ancora per Lorenzo Magnifico, che la crossa, il colpo di testa, il palo del Napoli, poi spaziamo via la palla. Rischio. Attenzione, calcio di punizione per il Napoli. Parte un pallone dentro, Tatarusanu. L'arbitro manda tutti e finisce il primo tempo, ragazzi, sul risultato di 1-0 per noi, una partita molto molto bloccata, non ci sono state tante occasioni tranne il gol e la traversa presa dal Napoli, per il resto nulla di che. Vediamo come andrà il secondo tempo. Preso il colpo di testa del Napoli sul direttamente su punizione fuori, non me l'aspettavo, ragazzi, ero più rilassato. Invece guardate qui, colpo di testa e Tatarusanu, colpo di reni. Sono qua, cross, calcio d'angolo, ancora, ancora Tatarusanu. Alonso che è velocissimo, ha visto ora lo scatto di Bernardeschi, ma che pallone di merda. Ancora il Napoli qua, attenzione, Napoli che avanza, non lo ferma nessuno, il tiro fuori di pochissimo. Erkaduri vicinissimo al pareggio, ragazzi, bellissima azione. Palla dentro Vesino, Marcos Alonso, dentro Bernardeschi, tiro di Bernardeschi, miracolo, miracolo di Rena in questo caso. Mettiamo l'angolo, pallone messo dentro, nulla da fare. Ancora qua, palla fuori, Vesino, prova il gran tiro, Reina deve intervenire. Versalico ancora fermato, ancora dentro, Tino Costa si gira, tiro di Tino Costa, respinta. Attenzione a lui, parte, vediamo, cross invece viene messo dentro, pallone buttato fuori, Napoli lì, là, è grandissima girata, non ho visto chi ci deve essere gol, Napoli vicinissimo al pareggio. Rivediamo qua, guardate che bellissima girata, ragazzi. Palla dentro, Tatarusanu, c'era anche Pepe Reina. Reina è fuori, Reina sbaglia tutto, Reina arriva Bernardeschi, 2-0 ragazzi, 2-0, incredibile, tutti zitti, segno io, guardate ragazzi, erroraccio di Reina, vabbè, 2-0 per noi. E finisce qui ragazzi, 2-0, abbiamo battuto anche il Napoli in questo big match, quindi sono altri 3 punti incanalati. Ok ragazzi, allora nel prossimo episodio avremo una partita fondamentale, la semifinale di Coppa Italia contro la Juve, quindi sarà una partita veramente molto molto ostica, molto difficile visto quanto è forte la Juve anche in questo gioco. Nella seconda partita invece avremo un altro big match che sarà quello contro la Roma. Ok ragazzi, vi invito come sempre a lasciare un like per sostenere questa serie, mi raccomando, se volete dire qualcosa commentate, mi farebbe piacere leggere i vostri commenti, se non avete fatto come sempre iscrivetevi al canale, se vi va condividete questo video, qui sotto ragazzi trovate tutti i miei social network, quindi passate anche dalle mie pagine, qui da Angelonero83 è tutto, ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo episodio della carriera su FIFA 16, sempre alle 14, ciao gamers!